Ciao a tutte ragazze, vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto di Alia. Allora, il costruttore, quello nuovo che tutti stanno parlando, è questo. È lo Steel Shape. Io ho provato a fare due refill, non ho ancora provato a costruire, credo che lo farò in questi giorni perché le mie adesso le taglierò. Allora, questa è la consistenza. Quindi è buona. Vediamo, prendo questo qua. Quindi io ho provato e dove lo metto ci sta. Diciamo, non cola. Però è anche molto morbido da lavorare, cioè non è duro, a differenza del compact, che è molto mieloso ed è duro da tirare, forse probabilmente nella stagione estiva andrà molto bene. Questo qui è facile anche da lavorare perché io lo sposto tranquillamente. L'altro invece è molto più duretto da lavorare, a parte che l'ho provato 2 mesi fa, sì, circa, e c'era ancora freddo freddo. Quindi adesso c'è solo questo formato qui da 30, perché più grande non l'ho trovato, quindi l'ho preso da 30. Vi farò sapere appena faccio qualche allungamento le sue caratteristiche, perché non l'ho appunto ancora provato. Come refill è velocissimo, non ho trovato nessuna differenza con il builder che io solitamente uso. Poi ho preso piccolino il Balance Medium da provare, perché avevo preso il Compact e quello era molto, molto più denso e ho voluto provare questo. Allora, questo l'ho usato già un po' di volte. Questo ha questa consistenza. Quindi è morbido, ma io l'ho trovato molto buono. Non mi cola in modo particolare, quindi questa è la consistenza, insomma, è molto più duretto rispetto al monofasico. Il monofasico, secondo me, è un po' troppo morbido, ma per come sono abituata io, cioè che si trova molto bene anche con quella densità lì. Questo è il balance. Poi ho preso il lucido per il bianco, ha questa colorazione e a quanto io ho capito è proprio per contrastare l'ingiallimento del bianco, come quando la parrucchiera ci fa lo shampoo antigiallo che ha questo colore violetto, anche loro hanno fatto il gel di questo colore. Poi ho preso i nuovi gel color, quello che sono usciti, il Flirt, che l'ho già utilizzato e devo dire che è molto sbarluccicoso, mi piacciono a me, ed è questo. Poi ho preso sempre quello nuovo, il Femin Chic, è ancora chiuso perché ancora non l'ho utilizzato, mi sono arrivati 3-4 giorni fa, quindi anche questo mi piace parecchio. Ecco, come lo vedete qua, è proprio anche nella realtà, perché io sto sbirciando da dietro la telecamera per vedere. E anche questo ha il suo perché. E poi mi sono presa questo Fire che userò credo quest'estate. È un arancione potente e quindi però per l'estate ci sta con qualche decoro. Niente, queste sono un po' le novità che io ho comprato e che volevo farvi vedere in modo che se qualcuno dovesse poi acquistare almeno ha un'idea di quelle che sono le consistenze. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!